Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Cambia, ti vedo già che sei cambia. Riso. E si chiama così che la chiamiamo. Bentornati, sempre bentornati. Come la vuoi dire? Ma che mi dici del fatto che io non leggo i giornali? Faccio bene o faccio male? Fai bene, benissimo. Ah sì? Quindi, per non vi siete... 270.000 persone alla fiera dell'Est. Quale fiera? Dell'Est, quella di Branduardi. 270.000 persone. L'hanno contati uno. Considerando che la prima giornata è venuto quel nubifragio, quindi c'è stata poca gente, dicono 30.000, 270 meno 30 fa 240, diviso 2 fa 100, 120.000 al persone. Giorno. Sì. Ma come li contate sti gente? Io li conto. Anche te sei giornalista. Le contate io secondo te? No, secondo te, no. Come è contata questa gente? Sarebbe da chiedere, no? Come quando mi dicono 10.000 persone a quella manifestazione e si staccano, vai a controllare, si staccano a malapena 2.000 biglietti. Ci sarà una fotocellula. 8.000 bagarini. Ci sarà una fotocellula che li conta, no? Senti, ma non c'entra nulla però questo tuo preambolo. Ah, così. Così, lo volevi dire, dai, è vari giorni che lo volevi dire, l'hai detto. Bravo. Allora. Come fai a leggere i giornali? Come fai? Poi quando fai il professionista che leggi i giornali specializzati, quindi devi leggere con cognizione di causa e vai a leggerne un po' tutti, vedi le differenze che ci sono, lì capisci subito che ad esempio alcuni giornali dicono quello che interessa a una certa parte, altri dicono quello che interessa l'altra parte, altri dicono e niente. Pochi dicono niente, è la verità. Quindi bene non leggere e vivere in un limbo. In un limbo che non sai cosa succede. Allora, 70.000. 325.000 la provincia di Arezzo, quasi tutta la provincia di Arezzo è venuta. Possono venire, essere venuti anche da fuori, no? Da Firenze, da Siena. No, ho fatto un paragone per tutta la provincia di Arezzo. Sicuramente saranno venuti anche da fuori, mi aiuti Arezzo. Il senese che aveva molto su. Comunque i parcheggi non si trovavano. Questo è poco. Sì, questo è vero, vero. Sì. Ma da qui a dire 270.000. Se sfiduciato, non ti fidi. Di Fiorentina non c'erano parcheggiate le macchine. No, fin laggiù no. Vabbè, che c'entra, che uno viene via da l'Eden. 270.000 persone, mediamente due per macchina, sono 135.000 macchine. Quanto tiene il parcheggio Eden, che l'ha chiuso poi? Se dici dove c'era la gente, dove erano le macchine, dici, da qualche parte era. Tutti a piedi, sono venuti con mezzi piedi. Pubblici, ci sta mezzi pubblici, ecologisti. Strapieni mezzi pubblici. Dai, su, dai, basta. Siamo qua, basta, fai tutto da te. Allora, siamo alla rotatoria, vicino alla rotatoria di Siciliano, al sottopassaggio, che è tutto transennato. Intanto hanno riaperto, lo dobbiamo dire perché per chi non se ne fosse accorto, quello di via Edison. C'era da fare niente. Noi avevamo detto chissà quanto rimane chiuso. È stato riaperto. Alla prima alluvione anche quello. E via. Rivene allagato. Questo sottopassaggio, che poi è anche recente, no? Sì. Quando piove praticamente si allaga tutto, tanto che anche una macchina è rimasta impantanata. Molto buoni. Molto buoni. Quindi capito che la risoluzione è mettere le transenne. Il problema è che questo si allaga, quello dell'Ebole si allaga, quello di via giù nella zona Galvani si allaga. Poi che c'è? Via Veneto non si allaga. Quello no. Chissà perché. Chi ci rimane bloccato è un altro problema perché arrivano quei camion troppo alti e battono su. Però quello non si allaga mai. Non si allaga neanche quello di Pescaiola. È vero. Perché opere fatte nell'anteguerra le facevano con cognizione di causa. E quella roba buona, bravo. Oggi invece facciamo questo sottopasso. Non piove mica giù, al limite c'è rimane infuocato qualcuno. Tanto ce le transenne, poi mettiamo le transenne e risolviamo il problema. Sì. Quando però qualcuno c'è rimasto dentro. Diventa quasi un sottopassaggio estivo, che poi che d'estate piove, però diciamo lo apriamo d'estate. Io mi domando, ma i tecnici costano un sacco di soldi, ma che ci stanno a fare? Questo sottopasso qui è stato collaudato. Collaudato vuol dire che ha certificato la regolarità delle opere e che è un'opera fatta a norma. Ma tu c'eri quando? No. No. Non c'eri? Dopo l'hanno collaudato? No, questo non l'ha fatto il Comune di Arezzo. E chi l'ha fatto? Questo l'ha fatto la LFI in virtù del piano di abolizione del passaggio a livello che poi invece è rimasto. Esatto. Quindi c'è fatto il sottopassaggio che si allaga, il passaggio a livello che è rimasto, c'è praticamente un grande affare. Esatto. Quindi vediamo. Ride anche l'operatore. Ride qui. Ha dei sentimenti. A te non lui. Ti è permesso di ridere, però te devi essere sempre serio.
Ha dei sentimenti anche lui, eh? Non è che è impassibile. Speriamo, quello, speriamo, quindi. Nonostante sia la Val di Chiana, quindi un rapo di Chiana, però dai, su. Comunque, ragazzo sveglio, su. Se tu pensavi di andare lì, non ci puoi andare. Niente, no, ma a me non mi frega niente andare lì, perché non ci passo mai da qui. Però dico soltanto questo, è possibile che tutti i sottopassi di Arezzo fatti nel dopoguerra si allagano? Spiegatelo, è possibilissimo, perché. È possibilissimo che succede sempre. Signori tecnici, spiegatemi perché succede queste cose. Ciao. Ciao.